Allora, in questo esercizio andremo ad allungare principalmente gli ischio pleurali, quindi la catena sciatica posteriore, in particolare sempre questa zona. Si parte con pianta del piede rivolta verso l'alto, il mignolo che guarda verso l'anca, quindi caviglia in questa posizione. Da qui si spinge in alto il tallone, non si butta indietro il ginocchio, ma è il tallone che sale verso l'alto. Questa diciamo che è la versione base dell'esercizio, quindi quella per iniziare. Gli addominali saranno in tenuta, o meglio l'ombelico verso la schiena e l'anca verso terra, non deve salire. Per renderlo un po' più intenso si porta a stendere lentamente la gamba, piede a martello che spinge giù e il tallone che spinge sempre verso l'alto.